No, io magari Luana per iniziare ti chiedo questo, no? Perché credo che sia interessante proprio perché noi non abbiamo molta conoscenza di quello che è l'ecofemminismo estero, la forza che ha invece il pensiero e le pratiche fuori d'Italia, invece di avere da te questa anche informazione, perché Luana veramente da presto poi è circolato attraverso anche esperienze interessanti perché lei da deputata voi vi siete unite, cioè avete fatto un'unione anche con Donne Non Verdi, una non si chiamava commissione, non mi ricordo, anche con donne di altra e con queste siete andate in Afghanistan, siete andate quindi come dire, una prospettiva internazionalista con uno sguardo sul mondo. Ma invece di recente tu sei portavoce, forse non più, non so, dei comuni, Sono delegata delegata. per, il partito, per i Verdi, per la Federazione dei Verdi, nell'European Green Esatto, Party, quindi. che è la famiglia dei Verdi europei. Ecco. E tu dici infatti che tu frequenti le assemblee europee, no? Dei Verdi, dove incontri tante donne, vedi, d'altronde voglio dire, l'ecofemminismo forse in Italia non sarà tanto conosciuto, ma dovunque, io di questo ne ho esperienza, perché su questo magari circolo, in tutti gli ambienti in cui, voglio dire, parlo dalle grandi navi, ogni volta, le donne sono tantissime, quindi non è che non ci sono, forse non sono. Non si definirebbero neanche loro ecofemministe, o comunque va bene, questo è un problema di definizione. Ma invece il tuo osservatorio, che è un osservatorio interessante, e da questo osservatorio tu dici, cioè, che vuoi proprio rilanciare una politica cioè, che credi nella necessità, ma anche proprio di ripensare, dici, e rilanciare, voglio, ho maturato l'idea di ripensare, rilanciare l'ecologia politica del paese. Ecco, quindi, e questo sguardo, forse, questo osservatorio europeo ti dà degli elementi per avere magari anche un giudizio più positivo di quello che forse da qua, all'interno dei nostri confini, possiamo avere. Va bene. Innanzitutto il periodo che io ho passato nei Verdi è un po' successivo paradossalmente alla storia che raccontano da cui partono e che è l'oggetto insomma della trattazione anche del volume, perché io arrivo ai Verdi alla fine degli anni Ottanta. Entro subito nelle istituzioni negli anni 90 e quindi arrivo quando il protagonismo delle donne verdi dentro la federazione ha già subito insomma una fase, ha già attraversato quella fase un po' discendente, insomma. Ecco. Quindi io arrivo da assoluta non frequentazione di partiti, anzi ho alle spalle un totale anti-istituzionalismo perché negli anni 70 c'è Maria Rosa Della Costa, è lei che mi ha indicato la strada di un femminismo radicale. E devo riconoscere che Maria Rosa Della Costa ha costituito soggettivamente, sia come diciamo, ma anche intimamente direi, una rivoluzione rispetto proprio allo sguardo sul mondo e mi ha dato da allora questa impossibilità di scendere a patti con un incontro con il maschile che non fosse fortemente caratterizzato anche da un certo conflitto
simbolico e politico. E questa è stata un po' la storia che ha segnato tutto il mio percorso. Per cui quando io sono entrata negli anni 90 nell'istituzione, con una certa baldanza, perché mi sembravano tutti cretini e mi sembrava di essere tanto intelligente e tanto brava, ho dovuto invece fare i conti con queste istituzioni assolutamente resistenti anche alle modifiche più banali. Quindi mi sono cercata, ho cercato delle strategie, delle pratiche per poter irrompere con la mia soggettività e il mio essere donna è radicata anche nelle relazioni con le donne. E è da qui, adesso ve la faccio, taglio molto velocemente, che è nata anche l'idea con altre femministe del pensiero della differenza di costituire l'associazione Le Vicine di Casa, che in qualche maniera costituivano la figura simbolica ma anche di riferimento politico, che governavano un po' il quartiere, che era il luogo all'epoca del mio intervento politico. Poi, man mano che sono andata avanti negli anni, il rapporto dentro il Forum delle Donne Verdi, con le donne verdi, anche con Franca, è stato un rapporto, certe volte anche di conflitto, perché le donne verdi, essendo donne che facevano comunque parte di un partito, erano molto diverse tra di loro e avevano delle storie molto diverse, appartenenze culturali, geografiche e differenti. E quindi il Forum delle Donne Verdi era un luogo anche di ricerca, di relazioni, di scambio, ma anche di scontri. Per questo tu l'hai descritto molto bene. Poi con Franca al presente condividiamo una scommessa, ma questo lo dirò alla fine, molto forte con l'Associazione Preziosi, questo progetto di scuola di alta formazione per donne di governo, dove governo non intendiamo il governo del paese, il governo ufficiale, ma governo perché le donne sono sempre più presenti, sempre più protagoniste, sempre più desiderose. E sono di fatto ovunque, ma la scommessa è che non lo siano solo in termini quantitativi, ma con un radicamento nella sapienza, nella consapevolezza, nelle pratiche, insomma, forti di quello che hanno fatto le donne prima di loro. Da questa costanza che abbiamo perché abbiamo anche tutta una certa età, di raccontare, di trasmettere, di essere testimoni ancora, diciamo, viventi e agenti, ma di trasferire, insomma, perché per me le donne che sono venute prima di me, a cui sono gratissima, non solo le ho nel cuore, ma mi hanno dato una forza tremenda. E anche adesso io la sento questa forza che viene da lontanissimo. Anzi, non so, leggo Margherita Porete, leggo Christine de Pizan, leggo anche Teresa Delisire, e sento che hanno fatto dei percorsi strepitosi, che insomma, ecco, vorrei essere un po' erede degna di tutto ciò. Ecco, questo negli anni 90 è stato fortissimo. Negli anni 2000, quando sono entrata in Parlamento, io mi sono trovata a parte che ero la compagna di banco di Laura Cima, quindi abbiamo fatto un sacco di cose assieme, litigare, ma insomma bisognerebbe scrivere un altro libro su questa cosa, no? Ma c'è stato il battesimo del fuoco che io ho avuto è stata Genova, quindi voi capite, e poi c'è stato l'Afghanistan, e poi c'è stato l'Iraq, e quindi e io ero a contatto dentro non soltanto il movimento delle donne, ma un movimento delle donne che era dentro i movimenti, dentro, dentro nel cuore, insomma, del conflitto epocale, che era un conflitto che io posso dire ecofemminista a partire da me, ma dove l'eco, l'ambiente e tutte le tematiche dell'ecologia erano lì, insomma. Erano lì, e questo, insomma, basta vedere poi anche
bellissimo testo No Logos, e quanto dà conto di tutto ciò, insomma. Quindi, e noi donne che eravamo deputate, e coincideva tutta con l'area dei Verdi, che andava dai Verdi alla sinistra radicale, perché allora c'era anche ancora il Partito Comunista, no? E, no, cos'era, la Rifondazione Comunista, poi c'era la sinistra del PDS, insomma. Mi sono persino dimenticata, perché c'è stato tutto, tanti di quei passaggi e così. Ecco, allora noi come donne ci siamo messe insieme non tanto per fare la cosa separatista così, ma perché eravamo in relazioni tra noi, avevamo delle relazioni fortissime. E insieme ne abbiamo fatte veramente tante, tipo andare nelle, siccome voi sapete che i parlamentari possono andare nelle carceri, possono andare nelle caserme, adesso c'hanno nei CPT, allora, che erano i centri di detenzione temporanea dei richiedenti asilo, insomma, degli immigrati. Insomma, avevamo, ecco, questa cosa di farlo assieme come donne, anche con gli uomini, però in forte relazione tra noi, ci dite la possibilità di arrivare fino a fare un gruppo di contatto tra donne parlamentari e le donne afghane, che allora, a cominciare dalle donne di Rawa, ma non solo, di Auka, che lottavano per la democratizzazione, combattevano i talebani e combattevano anche gli americani, la NATO e tutte le forze alleate che erano lì a fare la guerra. Ecco, quindi noi siamo stati in Pakistan, siamo stati in Afghanistan, ne abbiamo veramente fatte, abbiamo veramente, secondo me, come dire, agito con delle pratiche all'interno delle istituzioni molto forti e radicali. Però, essendo noi comunque sempre delle parlamentari, abbiamo anche sempre vissuto la grande diffidenza del movimento, non tanto del movimento complessivo, ma proprio del movimento delle donne in particolare, perché io mi ricordo questo fatto, che era più facile parlare, diciamo, con le donne di altri paesi che non con le nostre, perché comunque c'era questa diffidenza che da interrogare, che soprattutto la donna che è deputata, che entra nell'istituzione, percepisce e con la quale viene percepita. Questo è una cosa che fa parte anche del mio sentire, insomma, ecco. E poi ci sono state anche altre cose che sono andate, ecco. Poi, per quanto riguarda invece questa esperienza più vicina, di cui volevo dire due parole, in quanto parte dell'European Green Party come delegata, va detto che l'European Green Party è una grande realtà, però è una sorta di partito, anche se è una onlus come sua forma, no? Che unisce tutti i partiti verdi europei, dell'Europa, e non solo, perché c'è anche la Russia, c'è la Turchia e così. E ci sono moltissime donne, perché le donne nei Verdi, intanto la presenza è, diciamo, molto molto sostenuta dagli statuti, perché tutti i partiti verdi prevedono che ci sia in tutti i luoghi delle decisioni, in tutti gli organi, l'assoluta 50-50. E quando ci sono gli organi oppure delle rappresentanze dispari, c'è la regola del più uno, dove il più uno deve essere donna. Cioè, se io devo andare in delegazione non so dove, la regola è che non possono mai essere due uomini e una donna. In Italia non è così, tanto è vero che adesso sono coordinatrice nazionale dell'esecutivo dei Verdi, ma ci sono due uomini, sono io solo donna. Però un'altra volta faremo due donne, un'altra, vabbè, comunque questo è secondario. Ecco, e un forte protagonismo quindi delle donne, sono tantissime, sono ministre, sono presidenti di importanti regioni, di sindache, molte sono le donne tecniche, perché sapete che ci sono sempre più architette, sempre più ingegnere, sempre più urbaniste, quindi contribuiscono moltissimo anche
laddove necessita, perché per i Verdi è molto importante entrare nel merito dei problemi, delle problematiche, soprattutto in un momento in cui noi lavoriamo per una transizione ecologica, e offrire concrete proposte. Non è che puoi parlare solo in modo ideologico, non puoi dire solo no qua, no là, devi proporre energie alternative, mobilità differenti e così insomma, un modo di... ecco, questo secondo me è una cosa che io vedo in maniera molto positiva, sono moltissime le giovani, eccetera. Ma quando io sono lì, in questi contesti, e c'è anche un network di donne verdi, io faccio fatica a mettere in connessione con questa realtà l'ecofemminismo. Cioè, non è, loro sono più, questa grande, che sono tantissime veramente, sono molto più nutrite dalla tradizione nordica in particolare, del femminismo paritario, e quindi quello del mainstream, del femminismo prevalente, insomma, in Nord Europa, ma non solo, mentre fanno fatica a capire che non può esserci conversione ecologica se non c'è una trasformazione della forma mentis, se non c'è questa conversione che paradossalmente invece aveva capito molto bene Alex Langer, un mutamento profondo soggettivo, e quindi diciamo quella presa di coscienza che nel femminismo è fondamentale per poter essere, per poter dire io sono una donna e da lì parto, hai capito? E quindi già con la fatica della lingua, insomma, delle varie lingue, e con la fatica eccetera, per fortuna adesso abbiamo tradotto, stiamo completando la traduzione di un sunto del libro Sovrane di Anna Rosa Buttarelli, che spero di far circolare, perché mi pare che quello sia un buon... In inglese, sì. Un buon testo per capire qual è il punto di vista anche di una parte del femminismo, della differenza. Ecco, e questo secondo me, nonostante che tutte conoscano Vandana Shiva, che tutte leggano, abbiano la vasta letteratura sulla tutta la critica femminista al neoliberismo, e tutta la letteratura che viene dal Sud America, dal mondo delle donne indigene, cioè donne autorevolissime che fanno proposte fortissime, eccetera, nonostante ciò sembra che il simbolico prevalente sia quello della parità, in cui ci si accontenta alla fine, in cui non si dà, come dire, il senso neanche a quello che fai e sai veramente. Questa è la grande difficoltà, la grande contraddizione, che io ho trovato anche nelle donne verdi al mio inizio, ecco, nella cosa. Dopo i percorsi sono, ecco, quindi una radicalità che secondo me va conquistata, e io non lo faccio solo con le donne, anzi questo percorso lo faccio con tutte le donne con cui mi confronto, insomma. Certo, devo dire la verità e devo riconoscere che il fatto che ci sia Franca Marcomin e che lei con me sia verde mi fa intanto sentire orgogliosa di più, e mi fa sentire più forte, quindi è importante questo sia dentro che nei rapporti con le altre, insomma, ecco. Allora, adesso, che ore sono? Meno un quarto, le sette. Allora, direi che di discorsi ne abbiamo fatti tanti, sentiamo un po' di domande, di richieste, se qualcuna... ha voglia di chiedere qualcosa alle nostre due amiche qui. Io volevo solo ricordare chi ha scritto però in questo libro, no? Perché oltre alle curatrici Franca Marcomin e Laura Cima abbiamo Antonella Caroli, Triestina,
Laura Cima, Lucia Coppola, guarda, ho preso appunti per ciascuna, ma adesso non mi ricordo. Lei è una maestratrice di Trento. Trento, esatto. È una femminista di lunga data ed è attualmente presidente del Consiglio Comunale di Trento. Esatto, poi ho detto, sì, Lucia Coppola. Antonella Cunico di Vicenza. Anna Donati, che penso che tutte conosciamo, aspetta, Roberta Ferretti, aspetta che mi sei, ho perso il foglio che volevo situare, ma no, non importa, che parla di agricoltura. Parla di agricoltura, Grazia Francescato, che è stata appunto la anche presidente, Monica Lanfranco, va bene, è però un, come dire, un cameo che lei fa. Maria Francesca Lucanda, che ci parla delle convenzioni delle donne del sud, quindi parliamo. Laura Marchetti, Terra Matria, anche lei mi pare che sia di Foggia. Di Foggia, è del stata sud. Una, è stata sottosegretaria, sì, del governo Prodi. Appunto, poi Franca. Elena Mazza Niro. Di dov'è? Lei è di Firenze, esatto, un'architetta che parla di energie molto sostenibili, rinnovabili, eccetera. Pinuccia Montanari, chiamato questa riflessione. È l'attuale assessora a Roma dell'amministrazione Raggi. Esatto, ha sostituito la Muraro. La Muraro, famosa nella di Roma, Muraro, si chiamava anche lei Muraro. Esatto. Marella Narmucci, qui, da dove è una collaboratrice, è da Roma anche lei, sì, Roma. Sì. Ah sì, che lavora lei con Civatti adesso. In realtà è entrata come impiegata praticamente, ha trovato lavoro tra i mezzi ad assistente della Laura Cime e da lì la sua cosa. L'animalista Anna Maria Procacci, Roma, che parla proprio, cioè, animalista contro la caccia. Qui tra l'altro non abbiamo detto, ma c'è una serie di anche di impegno legislativo che le donne hanno. Quindi... Anna Maria Procacci è stata con me, siccome io ero io da sola praticamente verde, a sostenere contro la caccia, perché stavano portando avanti una legge terribile che avrebbe introdotto la liberalizzazione di fatto della caccia nei parchi, no? E quindi lei, che era stata un ex parlamentare, mi ha aiutato tantissimo, quindi veramente io le sono molto grata, perché poi quando sei in Parlamento e soprattutto nei gruppi piccoli devi fare un sacco di cose, devi avere la competenza, perché tu dove sei devi essere competente, rigorosa, informata, e per tener botta su vari fronti devi avere delle buone collaborazioni e delle buone relazioni anche, insomma. Ecco, poi abbiamo Eliana Rasera, siciliana, Catania, che esatto, Catania, che viene dall'impegno radicale e quindi è chiamata proprio da Rutelli, perché qui ovviamente Rutelli era un radicale, e va bene. Poi Edvige Ricci, Pescara, esatto, una delle fondatrici. Donne maremmane adesso, no, maremmane, Maiellane, scusami, la Maiella, Maura Rosa di Mestre, Venezia, sì, piantata così, che parla della carovana delle donne verdi nella ex Jugoslavia, e finisce appunto, si finisce con Luana Zanella, per poi aprire invece il, quindi vedete il panorama anche esperienze molto varie, molto, molto diverse e territorialmente anche rappresentate un po' tutto il paese. Bene. Curiosità, richieste, vi abbiamo stroncato. Adesso leggiamo il libro. Il libro e fatevi un'idea. Sì.
Qualcuna vuole dire chiedere qualcosa? Certo. Beh, allora, se è stata molto esaustiva, per cui proprio la curiosità di leggere il libro. Sì, beh, bisogna appunto prenderlo in mano e leggerlo, perché è un libro, le storie sono... è un libro ricco, 19 storie che, come dire, aprono, non chiudono, ma aprono una serie di scenari, ma anche una serie di interrogativi che credo siano tuttora molto, molto attuali. Allora, se non ci sono domande, io ringrazio tutte le presenti della vostra attenzione. La ringraziamo, la libreria, molto, e l'organizzazione della la Fiera delle Parole, e buona lettura allora. Certo.